Quartiere Ballate Pinzelli. A distanza di un anno, poco nulla sembra essere cambiato. È quanto sostiene il presidente del Comitato Carmelo Bosco, che ha tracciato un bilancio delle opere realizzate dall'amministrazione comunale durante il 2015 per rivalutare uno dei quartieri più popolosi della città. Il ripristino della fontana di via Ferdinando I e l'illuminazione al parco Balate sono, a detta del presidente Bosco, gli unici interventi realizzati nel corso dell'anno. Restano invece parecchie zone del rione ancora da sistemare. È il caso della via Ferdinando I, più precisamente di quella parte che si trova poco prima della rotonda, che non è servita di illuminazione pubblica. La via Trigona della Floresta, invece, è sempre più abbandonata, così come la via Romita. Disservizi questi segnalati dal presidente del comitato del quartiere al primo cittadino Giovanni Ruvolo. Come comitato di quartiere abbiamo continuato sulla falsariga degli altri anni, richiedendo all'amministrazione la risoluzione di alcuni contenziosi che ci sono sul quartiere. Qualche cosa è stata fatta, c'è ancora molto da fare. Quello che noi ancora cerchiamo di fare, che ancora ci muoviamo in tal senso, è quello di trasformare questo quartiere in un quartiere cittadino, invece di essere un quartiere dormitorio. In sostanza, per come abbiamo detto in tempi passati, nelle assemblee generali, negli incontri che abbiamo fatto, vogliamo trasformare i residenti in cittadini, in maniera tale che riescano a vivere il quartiere, riescano a godere del quartiere, riescano a gioire del quartiere dove vivono. Altrimenti restiamo sempre così, non c'è nessuno, come dire, nessuno stimolo a vivere il quartiere, se non si interviene su queste cose. Perché diciamo questo? Perché lo abbiamo visto questo dicembre, questo Natale, in questo quartiere non si è fatto niente, non abbiamo avuto nemmeno l'albero di Natale, tranne quello che è stato fatto a San Marco e lì sopra. Quindi non abbiamo avuto, diciamo, nessuno stimolo di poter uscire e fare una passeggiata nel quartiere perché c'era qualche cosa di nuovo. Su queste cose ci stiamo lavorando, ci continuiamo a lavorare e ci confrontiamo con l'amministrazione, con la speranza che questa amministrazione finalmente apra gli occhi e che questa amministrazione finalmente si renda conto che la città ha bisogno degli interventi, che la città ha bisogno degli interventi sia culturali che strutturali. Quindi sono cose che li viviamo giornalmente, li viviamo giorno per giorno, ci diamo da fare, ci muoviamo. Più di questo noi come comitato non possiamo fare, non abbiamo il potere di legiferare. Dobbiamo, come dire, spingere sulle istituzioni per poter avere qualche cosa di diverso e per consentire a questo quartiere veramente di crescere.